Yesenia, che ti succede? Stai piangendo. Perché? Dimmi, Yesenia. È una cosa che non ti riguarda. Vattene da qui. Vattene! Posso aiutarti? No, non c'è nessuno che mi può aiutare. Vattene! Non mi scacciare. Siamo sorelle e io ti voglio bene. Ma io non te ne voglio. Siamo sorelle per caso e non per scelta. E tra noi non c'è nessun legame sentimentale che ci unisce. Nessuno! Sì, tu hai ragione a provare del rancore per me. Mi sono presa anche la tua parte di affetto. Però io ti giuro che se potessi ripagarti in qualche maniera di tutti gli anni che tu sei stata lontana dalla tua famiglia... La mia famiglia è quella dei gitani. Lascia che ti aiuti, Yesenia. Levati dai piedi! Lasciami in pace! Vattene! Sparisci! Sì. Mamma! Ti ho chiamata mamma... perché lo sei. Però è proprio per questo che dovresti capire che io non mi posso fermare in questa casa. Figlia mia. Ti voglio bene, mamma. E anche a mia sorella. Desidero la sua felicità. Soprattutto ora che so qual è la verità. Adesso... comprendo e perdono Osvaldo. Però il mio posto non è questo. Non lo è mai stato, mamma. E quindi intendi rinunciare al tuo amore per lasciarlo a tua sorella? Sì, lei ne ha più bisogno di me. Perché i buoni spiriti l'hanno ormai abbandonata. Figlia, ti ho ritrovata solo per vederti andare via da me. Ma non mi perderai, mamma. È solo... che non vivremo insieme. Addio, mamma. Yesenia. Lasciati dare la mia benedizione. E lascia che io ti dimostri l'enorme gratitudine che provo per questo tuo grande sacrificio. Osvaldo, sta attento, potrebbero vederci. Yesenia, non riesco più a sopportare questa situazione. La vita non può essere così crudele con noi. Ce ne dobbiamo andare immediatamente, e molto lontano, dove nessuno può trovarci. No, Osvaldo, io non posso farlo questo. Come? Non hai detto che sei venuta qui per me? Sì, però adesso le cose sono cambiate. Prima io non lo sapevo della malattia. Ma non possiamo sacrificarci per gli altri. No, Osvaldo. Era già scritto nelle stelle che noi due non potessimo mai più tornare insieme. E dobbiamo accettare il nostro destino. Resterai. Luisa mi ha detto che... che voglio ritornare con i Ramos? Sì, Osvaldo. Ma prima di andare... vorrei accontentare mia sorella e perciò resterò fino al giorno delle nozze. L'indomani farò il ritorno all'accampamento e non vorrò più saperne niente di tutti quanti voi, Gorgios. Yesenia, ti amo, non voglio perderti. Te l'ho già detto, Osvaldo. Questo è il nostro destino e non possiamo fare niente per cambiarlo.